Scusate, trovate il mio canale, bentornati signori in un nuovissimo video. Come vedrete dal titolo, raga, oggi sarà un video un po' particolare. Perché? Perché vorrei raccontarvi di una cosa che ho vissuto io veramente in una maniera intensa e anche e soprattutto assieme a tanti di voi. Stanotte, il 28 novembre 2018, ho finito la storia principale, diciamo, di Red Dead Redemption. So che molti di voi magari avranno già chiuso il video e non vi interesserà nulla, però voglio che questo, siccome è un gioco che ho iniziato su YouTube e ho praticamente spolpato fino all'osso su Twitch, voglio che comunque su YouTube rimanga un qualcosa di veramente importante per quanto riguarda questo videogame. Per chi non ha la passione in questo mondo non potrà mai capire queste parole, ragazzi, perché per me Red Dead Redemption 2 è stato il gioco, è sicuramente entrato, ha preso il posto del primo ovviamente, ed è sicuramente il videogioco più bello che abbia mai giocato in 20 anni che gioco ai videogiochi. È un gioco completo, ragazzi, soprattutto l'ha reso ancora più speciale il fatto che io l'abbia giocato praticamente tutto su Twitch. Cioè, l'ho giocato tutto su Twitch, ragazzi. Diciamo che ho fatto un let's play in live completamente di un gioco veramente molto, molto impegnativo. In questo video vi farò vedere il mio finale a fine video, ma soprattutto vorrei condividere con voi i momenti più belli che ho vissuto su Red Dead Redemption in live. Ovviamente ce ne sono tantissimi, ragazzi. Secondo me c'è a 3 ore, ci possono essere 3 ore di clip, però piano piano mi metto a scaricare le clip più belle che ho fatto nel corso di questo mese. Praticamente per un mese intero ogni sera quasi ho streamato Red Dead, ragazzi, e l'ho vissuto al 100% a pieno con tantissimi non solo sub su Twitch, ma anche tanta gente che non è iscritta al mio canale. E mi dispiace tantissimo il fatto che io abbia dovuto chiudere la chat, perché io già praticamente dopo una settimana che era uscito il gioco sapevo già come finiva, perché la gente piace spoilerare. Quindi diciamo che me l'hanno rovinato tantissimo, ragazzi, Red Dead, però nello stesso tempo me lo sono goduto. Cioè, ho fatto finta di niente, me lo sono goduto, ragazzi. È stato un gioco incredibile, davvero. Cioè, abbiamo scoperto tante di quelle cose, gli alieni, siamo andati a caccia di tutti gli animali leggendari. Mi mancano quelli della zona sud-ovest della mappa, che ancora non ho fatto ovviamente, però che sono all'epilogo 1, sono quasi alla fine dell'epilogo 1, quindi per chi non voglio spoilerare troppo, visto che comunque ancora non ho fatto spoiler. Storia, cioè, considerate che quando ho visto il finale è come se fosse andata via una parte di me. D'ora in poi, ragazzi, spoiler, ok? Quando è morto Arthur, ragazzi, per me è stato un... Ma già dal momento in cui gli hanno diagnosticato la tubercolosi, ci sono rimasto veramente tanto, tanto, tanto male, ragazzi. Tanto. Io ho fatto il finale buono perché dopo che ho scoperto di avere la tubercolosi, diciamo che in me è scaturito un qualcosa che il personaggio ha assorbito, ovvero la redenzione. Il dover sistemare le cose nella vita, essere pentito un po' di quello che ho fatto, di conseguenza aiutare il prossimo, cercare di rimediare ai miei errori. E quindi il mio personaggio l'ha vissuto a pieno, tant'è vero che l'onore è salito alle stelle. E diciamo che il gioco mi ha dato modo di viverla a pieno questa redenzione. E quindi, raga, capolavoro assoluto. Dal momento in cui è partito l'epilogo 1, che praticamente Arthur muore e tu sei John Marston, ok? Che è stato il mio personaggio fino ad ora, fino a Red Dead Redemption 2, preferito nella storia dei videogiochi. Avevo quasi il rifiuto di giocare, ragazzi, perché porca vacca, il mio Arthur è morto, che aveva superato di gran lunga John. Ma adesso che ho quasi finito l'epilogo 1 da solo, perché ho voluto giocarlo per permettere poi stasera, quando andrò in live, di fare altre cose, perché ho tantissime altre cose, ragazzi. Cioè, io non solo che ho qua la guida, che sinceramente l'ho usata poco, ma ragazzi, io credo di essere stato, a parte che sono stato il canale numero 1 al mondo su Red Dead per continuità e per numeri su Twitch, per di più credo di essere stato anche molto bravo a dover gestire le live. Nel senso, io iniziavo una live su Red Dead e cavolo, che cosa faccio? Faccio missioni? No! E tante volte, ragazzi, le missioni non le facevo. Per una live intera di 6 ore io iniziavo e trovavo solo delle cose da fare.
non credo che ci siano stati momenti morti in tutte le mie live, se no magari le cavalcate da un punto all'altro, che nonostante tutto durante le cavalcate da, non so, Strawberry a Valentine, trovavo comunque tante cose da fare, ed è stata questa la cosa più incredibile di Red Dead Redemption. Cioè io penso che tutte le software house, a partire dalla A alla Z, debbano prendere esempio da Rockstar. Riescono a fare di un single player, un gioco single player, un gioco incredibile, che tra l'altro oggi dovrò provare anche l'online, che ancora non l'ho provato, quindi in questo momento sono in live su Twitch, ragazzi, quindi venitemi a trovare, inizierò alle 14:30, quindi fra mezz'oretta, che ci creeremo il nostro personaggio e andremo un po' a esplorare il mondo di Red Dead Online, che non so minimamente come sia. Quindi ragazzi, io oltre che a mettervi un paio di clip eccetera, il mio finale, devo fare veramente i complimenti a Rockstar, devo ringraziare tutti i sub che mi hanno sostenuto, devo ringraziare anche tutti i non sub che comunque sono stati un po' in sordina per colpa dei soliti idioti che dovevano spoilerare, quindi ho dovuto chiudere la chat, ma comunque ringrazio anche loro. Io auguro a tutti voi di giocare un gioco del genere, soprattutto per chi non ha giocato, per chi ha giocato il 2 e non all'1, deve assolutamente assolutamente recuperare il primo e giocarlo, perché la storia del primo viene dopo il 2. Io vi lascio un paio di clip, volevo davvero ringraziarvi, volevo rendere omaggio a questo videogame pazzesco che è stato Red Dead per me. Ci troviamo in live adesso, stasera, ancora con Red Dead Online, magari cambiamo, facciamo qualcosa. E poi domani, ragazzi, vi apro i pacchetti su FIFA, quindi vi aspetto sempre alle 14:30 sul mio canale Twitch. Grazie mille a tutti, ragazzi, vi lascio un paio di clip che adesso cercherò di scorporare un pochino fra le migliaia di clip che ho. Godetevele perché sono davvero divertenti e non ci sono spoiler, tranne il finale, il mio finale, quello che ho pensato e le mie reazioni a tutto, ragazzi. Da Elsa ad Arthur, un bacione. E ci vediamo. Poi mi pare, ragazzi, che io debba avere paura. Ma... Fra? Bravo, uccellino degli uccellini. Bravo, si tocca su tutto fino alla fine. Sì, sì, più veloce. Dov'è il pesce? Datemi il pesce. Datemi, lasciatemi il pesce. Mio pesce. Mio pesce. Basta! $5! Wake up! Everybody! Wake up! Wake up! Come on, Arthur! Arthur! Wake up! Man! Wake up! Wake up! I don't know, but we are getting off of this boat! You come on! Questo è come mi sveglia la sedia quando c'è un ragno. Ma... Fra? Scusate, ma... Oh merda, ragazzi, ho i brividi. Oh mio Dio. Ma che cazzo è? Dai! Rema! Oh, vai avanti! Porco... Ma che cazzo è quel cavallo? Vai avanti!
Rema, 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 la barchetta va. Sembra un sogno, che felicità. C'è la mia trapper, c'è la trapper. Perché non me l'ha detto? Ma perché non me l'ha detto subito? Ma porco, non ci credo. Voglio bere per non pensarci. Voglio bere ancora, ancora, non smettere mai più. Ah, oh, Fra! Puoi considerarti libero. Proviamo ad andare in acqua? Oh, non ci sono ancora mai andati in acqua, eh? Vestiti nuovi, scialla. Io non mi bagno. Cosa c'è? Oddio! No, dobbiamo andare in acqua, no! Ancora non sono caduto da cavallo, raga. Come mai? Fra, sono cambiato. Non sono più il Gabbo del milione di iscritti. È l'ultima cavalcata di Arthur, raga. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. Really sorry for your son. It's a hell of a thing. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. May the wind be at your back. Good fortune touch your head. May the cards lay out a straight. All from your command. That's the way it is. That's the way it is. You saved my life. Queste sono tutte le azioni che ho fatto io, raga. Quelle buone. Thank you, Bella. Se non le avessi fatte, non credo che ci sarebbero stati dialoghi. Maybe it's a sign, Arthur. Try. Try to do the good thing. Fuck, come on!
dai. Oh, il mio cavallo! Elsa! Oh, no! Non ci credo. Well, what about the money? Abigail gave me the key. I head down there, I'm dead in 5 minutes. I got a family. That's more important. Maybe you're right, but you want the money? You head down. I gotta go to my family. Arthur. I'm coming with you. I'm gonna get you out of this bullshit. It's the last goddamn thing I do. Thank you. Ah, shit! Let's go! We need to find higher ground. Don't worry about them. They'll just be going back for the money. We need to get the hell out of here! No, mio... cioè, raga, il mio cavallo no. You ain't gonna reach that gun. You ain't. You lost, my sick friend. You lost. Despite my best efforts to the contrary, it turns out I'm wounded. Figlio di puttana. Now, Arthur, it's over. Oh, Dutch. He's right. You know it, and I know it. He's sick. He's dying. He's talking crazy. Come on, Dutch. Let's go, buddy. We made it. We won. Come on. John made it. He's the only one. The rest of us... I tried. In the end, I'm dead. Come on. Let's go. We can make it. Come on, Dutch. Come on! Ah! Ah!
sapeva. Amidst a fresh world.